Buonasera e benvenuti. E questa sera siamo qui per un evento straordinario, storico. 706 avanti Cristo, l'anno convenzionale in cui Taranto viene fondata e viene fondata dagli Spartani. Oggi, a distanza di 2700 anni, Taranto e Sparta, figlia e madre, sono tornate ad abbracciarsi per cominciare un percorso straordinario insieme. Sono due popoli che si sono ritrovati, quindi non possiamo neanche chiamarlo gemellaggio. Generalmente ci si gemella con qualsiasi città, ma l'avvicinamento, il ritrovarsi di una madre e di una figlia non può essere considerato un gemellaggio convenzionale, è qualcosa di molto molto di più. E quindi quando circa 3 anni fa abbiamo cominciato questo studio per capire quali potessero essere le reali potenzialità di Taranto, ci siamo letteralmente imbattuti per caso nella straordinaria opportunità legata alle origini esclusive della città di Taranto, le origini che la accomuna a Sparta. E oggi appunto si è siglato nel Consiglio Comunale di Taranto questo straordinario gemellaggio. Prima di raccontarvi cosa vedrete, perché stasera ci sarà uno spettacolo non particolarmente lungo, non verrà interrotto presentando ogni singola sequenza, sarà un continuum, sicuri che sarà il vostro cuore a capire che cosa sta accadendo. Ciò che vedrete stasera, ci tengo a sottolinearlo, è frutto del contributo gratuito e volontario di diverse associazioni e attività produttive. Voglio dunque ringraziare innanzitutto lo staff di Taranto, la città spartana, i Cavalieri delle Terre Tarentine, la Musical Academy e Kiliv Audio Service, tutti assolutamente qui in forma gratuita. Prima, beh sì, l'applauso ci vuole, perché questi sono tarantini. Quello che vedrete stasera non è uno spettacolo, è un fiore. È un fiore che abbiamo voluto regalare a voi tarantini e ai nostri amici spartani per siglare questo gemellaggio. Come abbiamo detto, è un gemellaggio assolutamente straordinario e quindi reputavamo che andasse festeggiato in maniera diversa, in una maniera straordinaria. Prima quindi di lasciarvi a ciò che vedrete, vi invito a salutare da tarantini, veraci quali siete, la delegazione spartana qui nostra ospite.
Bentornati a Taras. Disfatta io mi nutrii, come del seno della madre il bimbo affamato, e dell'amore della dolce etra, moglie e faro nelle mie notti più buie, e dell'amicizia sincera dei fratelli spartani che io sempre ricambiai con tutto me stesso, fino alle parole dell'oracolo di Delfi che ineluttabilmente segnarono il mio destino. No, dove l'hai detto? Fanto, figlio di Sparta, affronterai il Mediterraneo portando con te i tuoi averi. Navigherai verso una terra ostile e degli Iapigi sarai la rovina. Mille sacrifici ti attendono. Indietro non tornerai mai più. In te gli dei troveranno gaudio, tanto da innalzarti al loro rango.
quando vedrai piovere dal cielo sereno, fonderai la tua città. Popolerai la grassa terra, rendendola fruttifera e ricca. Renderai grazie agli dèi con i templi. Il tuo popolo avrà le leggi di Sparta e parlerà la lingua di sua madre. Da essa riceverà la sua linfa e Sparta sarà al tuo fianco. Le tue ceneri doneranno alle tue opere l'eternità. Non dovevano forse le mie mani prendere il remo se questo era stato scritto dagli dèi? Chiamai a me i parteni, i più nobili cuori di Sparta, e dissi loro ciò che ci aspettava. Noi eravamo nati per morire per Sparta, non per lasciarla e mai più rivederla, ma accettarlo fu più duro della morte. Ma era il volere degli dèi così. Volgemmo le prue verso nord-ovest e il nostro sguardo indietro per l'ultima volta, piangendo come solo i veri uomini sanno fare. Portammo quell'immagine nei nostri cuori per lungo tempo. Da veri fratelli dividemmo i remi e il pane su quel mare, su quel padre severo che più spesso del sopportabile ci sembrò nemico. Nella baia di Saturo le nostre ancore addentarono il fondale con tale prepotenza da farci capire di essere arrivati. E le nostre mani affondarono come radici in questa terra allorché ci inginocchiammo per ringraziare gli dèi. Dopo mille fatiche, meritato fu il riposo degli spartani coperti di sale, accolti dalla soffice erba di questo luogo. Al pari loro, anch'io volli riposare, cercando ristoro sulle gambe che la dolce etra mi offrì come cuscino. In quel nido mi addormentai, con le sue mani che passavano tra i miei capelli come una muta ninna nanna. Calde gocce colpirono il mio viso, io aprii gli occhi e alzai lo sguardo fino ad incontrare il volto di Etra, incorniciato da un cielo talmente azzurro che mai ne avevo visto uguali. Dagli occhi della mia donna ancora cadevano lacrime che adesso mi colpivano le labbra. Era Etra, era la pioggia dal cielo sereno, era il vaticinio che si rivelava, questo era il posto di una bellezza tale che madre Sparta incantata ne avrebbe sorriso. Fu come sposare questa terra, portarmi in dote gli dèi di Sparta che sempre ci furono vicini e le sue leggi dure eppure giuste e la lingua della madre, perché così era stato detto. Chiamammo Eurota il fiume che qui scorreva in ricordo delle acque che per prime ci accolsero da fanciulli, e per re Evalo spartano nominammo Evalia i dintorni. Non dovevano forse le mie mani costruire una città, se per dare una figlia a Sparta ne avevo lasciato il sacro suolo? Di chi già c'era divenimmo fratelli, ed insieme con mura e case arricchimmo la città in modo che divenisse degna figlia di Sparta. E ringraziamo gli dèi con i templi e con le statue. Taras fu chiamata e noi Tarantini, figli di Sparta. Furono anni di immensa bellezza, ma di nuovo, e questa volta per volere degli stessi Tarantini, più duro della morte fu il mio esilio presso quegli iapigi che io già avevo sconfitto. Questi mi trattarono con tale onore che ne rimasi stupefatto, ma era così grande l'amore verso la figlia che io stesso avevo dato a Sparta che pregai gli dèi di illuminarmi affinché anche l'ultimo dei loro desideri si avverasse. Così ingannai i brindisini
e dissi loro che per poter conquistare la città dovevano spargere le mie ceneri nell'agora di Taras. Alla mia morte questi si adoperarono a che il mio volere fosse esaudito. E così, come predetto dall'oracolo, donai a Taras l'eternità. E i tarantini, commossi da tanto amore, la donarono a me. Io sono Falanto, colui che morì tre volte, per il volere degli dèi, per il ripudio della gente, per l'immortalità di Taranto, la mia terra sposa. Oggi Sparta accoglie Taranto con l'amore che si deve ad una figlia e Taranto torna a Sparta con il sorriso che si deve ad una madre. E al di là di ciò che mi rivelò Apollo dal suo oracolo, in altri tempi e in altra vita, anche io torno alla madre. Efcaristo Taranda, Efcaristo Sparta. Grazie Taranto, grazie Sparta. Incontrerò forse altri nemici, ma mai li vorrò qui, su questa mia terra, tra i miei fratelli. Ci vediamo con Bacchino.
questo qui, quello era Falente, questo no? Ah, non deve stare qua. Apprendi, o Zeus, il solenne rito mistico. È la preghiera che è la più potente di tutte. Invoco l'antichissima notte e lo splendido giorno. Ore Zeus, o Gaia, o sacre fiamme celesti di Elio, o santa luce di Mene, e voi tutti, immortali figli di Zeus, vi ringraziamo per quello che ci avete donato. La gioiosa terra di Taras, generato dalle nozze di Poseidon con Satiria, terra che Falanco, Ecista spartano, scelse per i nostri padri. Stanco e scoraggiato, dopo un lungo viaggio, poggiava il capo sulle gambe della moglie. Etra era il suo nome, un nome nobile che vuol dire cielo limpido. E quando questa, con le lacrime, bagnò il capo di Falanto, fu a lui subito chiaro il significato dell'oracolo di Delfi, che profetizzò che lì si sarebbe fermato, quando egli avesse visto cadere la pioggia a ciel sereno. E oggi, qui, sotto la reggenza di Archita, noi viviamo e prosperiamo. E non abbiamo dimenticato da dove veniamo. Sparta, nostra madre patria, antica città di guerrieri che combattevano valorosamente per la loro terra, per i loro figli, andando incontro alla morte senza curarsi della vita. Sparta, dove le stesse donne salutavano i loro uomini che partivano per la guerra, dicendogli: Etan epitas, torna. Con lo scudo o sullo scudo! E ora, obliti della potente Taras, che per valore e coraggio non temete il confronto con gli illustri antenati, invocate come in battaglia la muta figlia di Polemos! Alalai! Alalai! Bentornata, madre, in questo luogo sacro, benedetto dagli dei, troverai chi stai cercando. Thank you.
perché guarda quello che rappresenta della mia la madre di Sparta che dovrebbe essere Taras mi ero ripromesso di non piangere, non ci sono riuscito. Considerate, questi ragazzi hanno provato una sola volta oggi pomeriggio e sono stati in grado di offrirvi tutto quello che abbiamo offerto. Io sono uno che nell'ultimo anno e mezzo ha parlato fin troppo, chi ha visto le relazioni insomma mi conosce, per cui sarei, sì, Mario che mi conosce bene, tante volte mi spotta e dice sei più ateniese per quanto parli, noi spartani parlavamo poco. E infatti adesso vorrei che lui venisse qui e che vi salutasse con le sue parole, perché io francamente le ho esaurite. E vi chiedo anche scusa, però stasera veramente l'emozione gioca pesante. Buonasera a tutti, anche se era comandamento spartano di non far le nostre emozioni, è difficile, è molto difficile. Senz'altro, stasera è un giorno veramente eccezionale. Stasera penso saremo in tanti che ricorderemo questa sera. Vi voglio dire semplicemente due cose della vita spartana. Vi sembrerà strano, ma la vita spartana era come è la vita oggi. Unica città al mondo. Quando nasceva un bambino, intanto vi dico che io non mi ero preparato, non sapevo neanche chi mi avrebbe chiamato. Unica città al mondo che quando uno nasceva c'era il pediatra che visitava il bambino. Non per buttare la rupe, perché non è stato trovato da nessuna parte bambini buttati alla rupe. Dopo, come succede anche oggi in Italia, a Taranto, i bambini a 7 anni andavano a scuola, fino a 7 anni stavano con la mamma, poi andavano a scuola. All'età di 18 anni facevano il servizio militare, poi dopo il servizio militare l'esame di ammissione. Nei tempi come questo dovevano dimostrare che potevano diventare le ragazze, madri e gli uomini dovevano diventare dei valorosi soldati, ma non li mandavano al sacrificio i loro soldati, li volevano bene, mai attaccavano. Il sacrificio di Leonida è stato un'eccezione, e volevano molto bene perché erano pochi. Intanto vi dico che avevano governo, avevano 5 efori, come ora Campo della Repubblica, ovviamente allora erano i due re. Avevano il Senato, praticamente quello che abbiamo oggi avevano allora i spartani. Avevano però una cosa che li faceva essere diversi da tutti gli altri. Vivevano nella loro vita, vivevano la loro vita in filosofia. Per loro la vita era questione di filosofia. La filosofia non erano nel loro pensiero, erano in tutti i giorni. Aveva detto un anziano, quando ha dato le Olimpiadi, non si alzava nessuno, era ateniese. Quando passò dalla tribuna spartana ci sono levati tutti, perché una persona anziana era sacra a Sparta. Allora questo vecchio ateniese ha detto che è molto bello invecchiare a Sparta. Questa era la filosofia spartana. E anche nell'esercito la loro potenza era semplice. La loro potenza era quando stavano uno accanto all'altro.
Ognuno quando combatteva, quando i persiani invasero la Grecia, il loro re chiese come sono gli spartani. Allora un esule gli disse: guarda, ogni spartano è forte come uno qualsiasi greco, ma quando gli spartani sono uno accanto all'altro, allora sono imbattibili. Effettivamente,